Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai parafarmaci, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il parafarmaco ONC2. A cosa serve? ONC2 è un parafarmaco appartenente alla categoria degli dispositivi per oftalmologia, altri, lenti a contatto, vedi Y210309. È commercializzato in Italia dall'azienda Omicron Italia SRL. Informazioni commerciali. Titolare: Omicron Italia SRL. Concessionario: Omicron Italia SRL. Categoria di appartenenza: dispositivi per oftalmologia, altri, lenti a contatto, vedi Y210309. Confezioni: ONC2 soluzione oftalmica sterile 10 ml. Indicazioni: OMK2 a marchio registrato, grazie alla presenza di citicolina e dalla sua azione strutturale sulle cellule ganglionari retiniche, ha indicato nei pazienti con retinopatia diabetica incipiente. Inoltre, grazie alla vitamina B12, OMK2 a marchio registrato, favorisce indirettamente i processi fisiologici di riepitelizzazione corneale dopo chirurgia oculare, laser o piccole abrasioni della superficie corneale. Infine, le proprietà umettanti e protettive di OMK2 a marchio registrato conferiscono sollievo oculare nel caso di irritazione, bruciore e sensazione di corpo estraneo dovuti a fattori ambientali o ad uso prolungato di videoterminale. Modalità d'uso: 1 goccia 3 volte al giorno. Descrizione e caratteristiche: OMK2 a marchio registrato ha una soluzione oftalmica contenente citicolina al 2%, vitamina B12 allo 0,05% e acido ialuronico ad alto peso molecolare allo 0,2%. OMK2 a marchio registrato, grazie alla presenza di citicolina, conferisce un utile e favorevole supporto strutturale nel ripristino dell'integrità delle membrane cellulari danneggiate da patologie oftalmiche degenerative, come la retinopatia diabetica incipiente. La presenza di cianocobalamina, vitamina B12, protegge inoltre le cellule dall'azione dei radicali liberi e favorisce la crescita delle cellule dell'epitelio corneale. Infine, grazie alla presenza di acido ialuronico e alle sue proprietà mucoadesive e viscoelastiche, OMK2 a marchio registrato è in grado di instaurare un microambiente favorevole ai processi di riparazione della superficie oculare nei casi di danno agli epiteli corneale e congiuntivale, migliorando la stabilità del film lacrimale e mantenendo lubrificata, idratata e protetta la superficie oculare. Avvertenze: non usare se il flacone risultasse danneggiato. Non usare in caso di incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione. Non usare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Non toccare gli occhi con la punta del flacone. Dopo la somministrazione, può verificarsi un temporaneo offuscamento visivo. È conveniente quindi attendere qualche secondo prima di intraprendere qualunque attività che richieda chiarezza visiva. Lasciar trascorrere 10-15 minuti dopo l'uso prima di instillare farmaci per uso oftalmico esterno. Il prodotto deve essere usato entro 30 giorni dalla prima apertura del flacone. Tenere il preparato fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Il prodotto ha solo per uso oftalmico esterno. Conservare sotto i 25 gradi. Non disperdere il flacone nell'ambiente dopo l'uso. Il prodotto contiene benzalconio cloruro 0,01%. Il benzalconio, seppur a bassa concentrazione, può causare irritazione oculare, specialmente nei soggetti che soffrono di secchezza oculare cronica o patologie della cornea. Se avverte sensazioni anormali, bruciore o dolore dopo aver usato questo collirio, si rivolga al medico. Pazienti con secchezza oculare cronica o patologie della cornea devono essere tenuti sotto osservazione in caso di uso prolungato. Il benzalconio può essere assorbito da lenti a contatto morbide e può modificarne il colore. Si consiglia di rimuovere le lenti a contatto prima di usare il prodotto e di attendere 15 minuti prima di rimetterle. Componenti e ingredienti: OMK2 a marchio registrato ha una soluzione oftalmica sterile in flacone da 10 ml contenente citicolina, sale sodico, cianocobalamina, vitamina B12, acido ialuronico, sodio fosfato monobasico monoidrato, sodio fosfato bibasico dodecaidrato, sodio cloruro, benzalconio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo parafarmaco esaminato.
Ciao.